Ragazze, nuovo video spesa, questa volta video spesa Carrefour online, perché in questi giorni sono spesso sola, quindi avevo necessità di fare spesa e come sapete non posso caricarmi come un mulo, quindi ho fatto spesa online approfittando di una super offerta in cui mi hanno regalato 10 euro e non ho pagato neanche le spese di spedizione, quindi wow, poi con la tessera ho beccato anche parecchi sconti, quindi insomma vi mostro subito cosa ho acquistato. Sì, qua c'è un fiocchetto perché sono venuti i miei genitori a trovarci e hanno portato delle paste. Allora, partiamo da questi primi prodotti che appunto qui un po' in equilibrio. Allora, carta igienica, ho preso questa qui con l'orsacchiotto Ultra Comfort a tre veli, quindi ci sono un sacco di rotoli, l'ho pagata veramente poco. Ci sono 8 rotoli e sono anche rotoli belli spessi. E niente, quindi anche foresta sostenibile, cioè proprio il top. Poi una baguette di pane. Poi passiamo a questi qua. Allora, ho preso un succo alla pera. In questa casa si predilige il succo alla pera o all'arancia. Poi baci di dama, alcuni dolcetti li ho presi principalmente per quando vengono i miei a trovarci o da stuzzicare ogni tanto. Quindi baci di dama, che è una vita che non prendevo e adoro follemente. Poi pan grattato che avevo terminato, ho preso questo qui della San Carlo che era in offerta. Poi un pacchettino di pan di stelle, che Fede mi chiede sempre, non compro mai perché comunque sono molto cioccolatosi, però ogni tanto glieli prendo. Poi cracker, principalmente per quando mi sale un po' di nausetta, i cracker salati mi aiutano tantissimo, quindi sono sempre utili da tenere in dispensa. E questo sacchettino è andato. Poi passiamo a questo qui che contiene praticamente solo la candeggina. Lo posso fare con una mano sola secondo voi? Ok, candeggina classica, pulisce e smacchia della Carrefour, pagata solo 99 centesimi se non erro. Incastriamo qua i sacchetti, dopo sistemo. Poi qua abbiamo le carote nel sacchettino che dopo andrò a liberare e a mettere in frigo ben sistemate perché nei sacchetti durano niente. E poi, aspettate, ce la posso fare, un sacchettino, anzi sacchettone, che era anche questo in super sconto. Mi pare sia 2 euro, sì, 2,50 euro, 2 kg, sì, 2,5 kg. Poi in quest'altro sacchetto il bon roll classico, questo qua era scontato, vedete, del 50% a 4,42 euro ed è proprio il classico classico, quindi senza speck, cose un po' pesanti. Poi per Riccardo ho preso il gorgonzola, che a lui comunque piace ed è dolce, ed era in offerta 1,50 euro. Alcuni prezzi me li ricordo, quindi ve li dico al volo. Poi ho preso 2 pacchettini di Wurstel al formaggio che a Ricky e Fede piacciono un sacco. Ogni tanto li prendiamo, anche perché non, sapete che non amo i Wurstel, ma a loro piacciono, quindi ogni tanto li riprendo. Poi invece ho preso questi hamburgerini alle erbette. Anche questi erano abbastanza scontati, però non ricordo il prezzo, sono sincera. Poi ho preso la mozzarella, che in realtà mi sono sbagliata perché mi pareva di aver cliccato la busta da 4, invece ho cliccato una mozzarella, mi sono proprio sbagliata, però vabbè, non importa. E questa qua mi pare 90 o 99 centesimi. Philadelphia, questo qua è un po' più grande da 250 grammi. Burro. E poi ho preso 2 sughetti per quando uno è un po' più di corsa, diversi dal solito pomodoro che mi ha un po' scocciato.
Questo qua è con i funghi porcini, che è una vita che non mangio la pasta con i funghi, deve essere buonissimo. L'avevo preso un bel po' di tempo fa questo. E invece questo qua è pesto senza aglio, perché ho preso, poi vedrete in un altro sacchettino, le trofie, perché io e Fede andiamo pazzi per le trofie col pesto, invece Riccardo proprio odia il pesto. Quindi lo prendo senza aglio perché è più leggero per me, che non digerisco l'aglio, e soprattutto per Fede, che comunque meglio che non, insomma, sia più leggero. E niente, quindi amo questi sughi qua di Giovanni Rana, proprio ci vado pazza. Poi mi sposto, faccio prima, mi sposto io che magari faccio un po' più di spazio. Allora, in quest'altra busta, in cui hanno messo due sacchetti per evitare che si spaccassero, ci sono semplicemente 4 litri di latte della Parmalat, perché questi erano super 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 scontati, 1,5 litri l'uno a 60 centesimi, veramente poco per essere Parmalat, insomma, quindi l'ho preso, ne ho approfittato. Poi invece qui ci sono cose non alimentari, mi pare. Allora, ho preso un detergente intimo extra delicato, sensitive, senza profumo, con estratto di cotone, insomma, per pelli sensibili. Ho scelto questo qui, anche questo era scontato in offerta, ma non ricordo il prezzo. Poi finito il sale grosso, quindi l'ho ripreso. E poi sapete che è più forte di me, io penso bene o male anche già ad Alessandra, e quindi ho preso questo detergente delicato viso e corpo, anche della Disney, vedete che c'è Bambi, biologico di natura verde, estratti biologici di avena e camomilla, fin dai primi giorni di vita, quindi l'ho preso da mettere già nel mio fasciatoio, perché ebbene sì, lo sto già preparando, quindi sto già facendo scorta, insomma, di pannolini e quant'altro, quindi ne ho presi per prepararmi al meglio. E poi, sempre della stessa linea, ho voluto prendere questa pasta, è una crema protettiva per il cambio, sempre lo stesso estratto biologico di avena e camomilla, burro di karité bio, con ossido di zinco, sempre della linea anche Disney, oltre che, ed è certificato ICEA Eco Bio Cosmetics, quindi mi ispirava parecchio. Non sono costati poco, però diciamo che è come se me li avessero regalati, perché ho sfruttato i 10 euro di sconto, ho detto vabbè, prendo qualcosa per la piccolina, e quindi questi due praticamente è come se non li avessi pagati, perché all'incirca ho speso 10 euro per questi due prodotti, però sembrano molto più naturali rispetto al classico Fissan e ad altri prodotti. Poi, se conoscete comunque delle marche, adesso io, se sapete qualcosa di questa marca qua, fatemi sapere, Natura Verde, se l'avete già provata con i vostri bimbi, come vi trovate, oppure se avete delle marche che conoscete, che volete consigliarmi, scrivetemi qui sotto, è tutto molto gradito, sapete, i consigli li accetto sempre molto volentieri. Gallette classiche, che sapete che in questo periodo adoro, non le ho mai sopportate, ma da quando sono in dolce attesa mi va solitamente o un tè deteinato o comunque nel latte, sporco magari di un po' di caffè decaffeinato, e queste gallettine, insomma, ne mangio poche ma mi vanno, sono molto buone. E erano in offerta queste della Orosaiva, solitamente le prendo all'Eurospin, lo sapete, però questa volta ho preso queste qui. Poi due confezioni di pane della Mulino Bianco, questo qua mi pare 90 centesimi o poco più. E poi ho preso questo qui per Ricky, perché molto spesso magari non ha voglia quando fa il mattino, il turno del mattino, giustamente si alza alle 4 del mattino, magari non ha voglia di farsi la caffettiera, quindi un cucchiaino di questo, ed è apposta per il latte, quindi è un'idea carina, insomma, anch'io quando magari non ho tanta voglia di fare la caffettiera, insomma, lo assaggerò e vi farò sapere. E poi c'è ancora questo pacchettino di crostini alla campagnola che Federico voleva. Li ha visti appunto sul sito mentre facevo l'ordine, mi ha chiesto se li prendevo e l'ho accontentato. E anche questo sacchettino è andato. Poi abbiamo ancora
Questa tortina qua, che io amo follemente, la torta variegata, è veramente molto buona, ve la consiglio. E l'ho presa da tenere, diciamo, in dispensa per quando viene qualcuno, se vengono i miei genitori, da offrire magari con un caffè, insomma, è carina. Ed è molto buona, ve lo garantisco, però è una delle mie preferite della linea Mulino Bianco. Solitamente noi non le compriamo mai queste torte, perché preferisco magari farla io, non lo so, faccio la classica torta margherita, però questa qua devo dire che ha un non so che mi piace da impazzire, quindi se non l'avete ancora provata, provatela. Poi, sempre in questo sacchettino qua, aspettate che lo tiro su, c'è tacchino. Questo l'ho preso io per quando mi va qualcosa come contorno, ma una cosa veloce, magari sono sola in casa, non ho voglia di mettermi a cucinare, stare in piedi. Ho preso questo arrosto di tacchino leggero da fare con qualche contorno di verdura. Poi ci sono le fatidiche trofie. Queste qua, tra l'altro, le ho pagate pochissimo. Forse 99 centesimi, mezzo chilo, veramente poco, e sono della Maffei, che da quel che so è una marca molto buona, infatti dal 1960. Sono contenta di questa offerta. Poi stracchino, questo qua della Certosa, che è uno dei miei preferiti. Questa è Crescenza, io preferisco solitamente, credo che lo stracchino sia quello più cremoso e la Crescenza quella un po' più solida. Può essere che mi sbaglio, in caso correggetemi, però io amo quello un po' più spappolato, ecco, quello meno solido, quello che lo tagli ed è molto cremoso, ecco, molto, molto morbido. Poi ho preso questi gnocchetti qua, anche questi erano in offerta di Giovanni Rana. Fede adora i gnocchi, anche io devo dire la verità, mi piacciono parecchio. Ricky è abbastanza indifferente, forse preferisce la pasta, però a noi piacciono molto. E ho preso questi qua freschi di patate vellutati dal cuore tenero, che già insomma il nome è una garanzia, e un minuto e sono pronti, quindi anche molto veloci per quando ci sono le serate in cui sono un po' dolorante. Poi ricotta, questa qui Carrefour che avevo già preso, molto buona, da 2,50. E poi ho preso anche volata la robiola osella, voilà, eccola qui. Poi c'è ancora forse un sacchetto e abbiamo terminato con pochissime cose, ovvero banane, perché cerco di non stare mai senza, diciamo mi aiutano abbastanza con i crampi. Sono contenta che la ragazza che ha fatto la spesa per me, quella del Carrefour, abbia scelto quelle verdi, perché tra l'altro ne ho ancora due da finire e così le lascio fuori e maturano davvero in fretta, quindi meglio così, mi durano di più. E poi questa confezione da tre di panna, perché come vi dicevo prima mi ha un po' stufato il sugo, anche perché mi fa tanta acidità, quindi devo cercare di mangiare altro, di snobbare un po' il pomodoro, nonostante a me piacciono molto le salse, i sughi, però mi danno problemi non indifferenti, cioè l'acidità ce l'ho comunque, però un pochino meno, senza pomodoro l'ho notato, e quindi basta. E quindi magari qualcosa con la panna, magari per pranzo, così più tempo per digerire. E insomma qualcosa di diverso, cambiamo un pochino. E niente ragazze, questa è la mega spesa. Spero che il video, nonostante io affanni, vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Lasciate un like se vi va, lasciatemi un commentino se volete consigliarmi su questa marca che vi ho chiesto e sullo stracchino. E vi mando un bacione e al prossimo video, ciao.